Sì, direi la testimonianza di un partito come quello della Lega che al di là dei preconcetti fa una politica di prossimità ed è una politica dei territori e per i territori. Sono venuta qui sull'isola e la prima tappa è stata al commissariato di Polizia di Stato per conoscere il comandante, per dire grazie a tutta la squadra della Polizia di Stato che quotidianamente è all'opera, nonostante e soprattutto dopo gli episodi che hanno visto Ischia coinvolta nella frana. Sì, io sono qui anche nella mia veste di segretario provinciale del partito della Lega e quindi non è un caso che Vitale Pitone insomma, mi accompagna in questi miei incontri sull'isola. Casamicciola va al voto e anche Forio. Sì. Per cui noi come Lega oggi incontreremo la squadra che scenderà in campo a sostegno dell'amministrazione prossima. Sicuramente io incontrerò anche tutti i candidati, ma diciamo che questo è un lavoro che sull'isola è stato delegato a Vitale Pitone che come coordinatore dell'isola ha saputo ben aggregare nei vari comuni e quindi anche la Lega darà il suo contributo. Sì, infatti io ricordo che noi siamo all'opposizione in Regione Campania, per cui nonostante le nostre battaglie, nonostante la nostra voce, perché siamo diciamo, il megafono di tutti i disagi che le isole vivono, non a caso c'è anche il coordinatore qui stamattina dell'isola di Procida, Michele Scotto, e questo dicevo prima al questore, al vicequestore, noi praticamente registriamo tutti i disagi di chi vive sull'isola e siamo il portavoce in regione di questi disagi. Speriamo in un governo di destra anche in regione Campania fra 2 anni, affinché ci possa essere un cambio di rotta anche in regione Campania. Giorgia Meloni è il primo premier donna, ma non per questo, insomma, c'è il cambiamento. Il cambiamento è dato dal fatto che è una donna che ha le capacità di amministrare, di governare l'Italia e quindi lo sta dimostrando con i suoi primi 100 giorni di questo governo che ha saputo dare le giuste priorità.